Misericordia è amore che si rende visibile anche nel consolare quanti soffrono nel corpo e nello spirito. È a loro che il Papa, nella solennità dell'Ascensione, ha voluto dedicare la veglia di preghiera per asciugare le lacrime. Nella Basilica di San Pietro, canti, letture bibliche e testimonianze si sono alternati davanti agli occhi colmi di pietà della Madonna di Siracusa e hanno toccato il cuore del Pontefice. Le lacrime più amare, ha detto, sono quelle provocate dalla malvagità umana. Eppure, ha aggiunto il Papa, in questo dolore non siamo mai soli. Gesù non ci abbandona nel momento della prova. Egli è pronto a consolarci e a piangere per noi. Il pianto di Gesù è l'antidoto contro l'indifferenza per la sofferenza dei miei fratelli. Quel pianto insegna a fare mio il dolore degli altri, a rendermi partecipe del disagio e della sofferenza di quanti vivono nelle situazioni più dolorose. Mi scuote per farmi percepire la tristezza e la disperazione di quanti si sono visti perfino sottrarre il corpo dei loro cari e non hanno più neppure un luogo dove poter trovare consolazione. Il pianto di Gesù non può rimanere senza risposta da parte di chi crede in Lui. La preghiera, ha proseguito Francesco, è la vera medicina per la nostra sofferenza, davanti alla quale la mente e la ragione si smarriscono. Nella veglia si è pregato per i malati, per i bambini abusati, per le vittime della guerra e del terrorismo, per coloro che sono detenuti ingiustamente e per gli oppressi da diverse dipendenze.